Allora, è necessario secondo lei che lo Stato torni ad incentivare la promozione delle aree interne disabitate del paese piuttosto che l'urbanizzazione delle coste per riscoprire l'agricoltura come settore produttivo di occupazione stabile e sostenibile? Certamente, io credo che oggi le vicende economiche e anche perfino le ideologie economiche dell'ultimo trentennio siano stampate nel nostro territorio, perché lasciare alle libere forze di mercato, come vuole l'ideologia liberista e neoliberista, il normale sviluppo di un paese senza la forza di indirizzo e di correzione da parte dello Stato, porta a uno squilibrio demografico, cioè di distribuzione della popolazione sul territorio nazionale, come quello a cui assistiamo oggi. Oggi noi in Italia abbiamo oltre il 66% della popolazione collocato lungo le fasce costiere, lungo il Tirreno e lungo l'Adriatico e lo Ionico. Qui c'è il grosso della popolazione, delle abitazioni, delle infrastrutture viarie e ferroviarie, delle aziende, delle fabbriche, degli uffici, cioè della ricchezza del nostro paese, e tutta l'area interna, che per secoli è stato il cuore dell'economia agricola italiana, è abbandonata e continua ad essere abbandonata, con borghi spesso bellissimi, dove non c'è più un presidio sanitario, dove non c'è più una scuola per i bambini, dove interi, no, territori sono travolti dall'abbandono, soggetti alle frane, alla demolizione della natura, che avanza naturalmente se non c'è la presenza dell'uomo a realizzare manutenzione quotidiana. E ora, chi se non lo Stato può creare delle nuove opportunità perché i giovani, perché gli extracomunitari che arrivano a migliaia dalle coste africane o da altri paesi possono ritornare alla terra, impiantare nuove economie e soprattutto diciamo, valorizzare territori in forme molteplici. Una di queste è sicuramente l'agricoltura. L'agricoltura italiana ha un aspetto che è stato dimenticato negli ultimi anni, e cioè la sua straordinaria varietà, la sua straordinaria biodiversità agraria. Cioè, per ragioni storiche e anche per ragioni di varietà climatica della penisola, noi abbiamo avuto e abbiamo tuttora nei vivai, conservati nei vivai, una varietà incredibile di piante da frutto, di legumi, di ortaggi, e però ne vengono coltivati di fatto nell'agricoltura industriale pochi esemplari, perché l'agricoltura industriale bada alla produttività delle piante. Quindi sono stati selezionati, che so, dei meli, dei peri, degli albicocchi, solo quelli che producono di più. Ma noi abbiamo una straordinaria varietà sulla quale potremmo impostare un'agricoltura nuova, cioè dall'infinita varietà dei gusti e delle caratteristiche organolettiche dei frutti, e così via. Ma questo è un aspetto, no? Quindi una frutticoltura di nuovo tipo potrebbe essere impiantata sulle colline oggi in abbandono. Ma poi c'è la silvicoltura, cioè sì, gli alberi forniscono materiale industriale, materiale da taglio, eccetera, e invece oggi avanzano le boscaglie selvatiche nelle colline, nelle aree interne. E poi le acque, i laghi, gli invasi artificiali, si potrebbe organizzare no, un allevamento ittico di prim'ordine, le trote salmonate, eccetera. Invece questi territori sono abbandonati. Si potrebbe organizzare, in parte già esiste, un turismo di tipo diverso, no, fatto di escursionismo, di trekking,
diciamo, di valorizzazione di un contatto meno consumistico dell'uomo con la natura. E noi abbiamo questo meraviglioso Appennino che è tutto da riscoprire e potremmo convogliare davvero masse di turisti a scoprire vecchie pievi, vecchi castelli, casolari antichi abbandonati. C'è tanta bellezza disseminata in questo territorio e quindi è necessario un progetto che non può venire da nessun privato, è quel soggetto collettivo che noi chiamiamo Stato che può pensare a un progetto di valorizzazione di queste aree. L'Italia vive oggi uno squilibrio demografico importante. Abbiamo in un certo senso abbandonato l'entroterra, sede della nostra cultura e delle nostre ricchezze, per attuare un'urbanizzazione massiccia delle coste. Questo ha fatto sì che si perdessero, insieme a questa urbanizzazione, tutti i simbolismi che stanno dietro i nostri modi di produzione, quindi le usanze, i costumi, le costellazioni di valori che stanno dietro l'attività produttiva dei popoli e che formano un immenso patrimonio che si tramanda di generazione in generazione. Quindi, secondo Pietro Bevilacqua, lo Stato deve ritrovare un modo, dei mezzi per incentivare un ritorno a questa economia rurale, che è poi un'economia sostenibile, per fare in modo di non liquidare la propria cultura nei supermercati.